In questo video ti spiego come ottenere una qualità video migliore su YouTube grazie all'utilizzo di un codec più performante che consente una migliore compressione del file video. Ma non ti preoccupare, perché è molto più semplice di quello che sembra. Il formato 4K, ormai lo sappiamo, è il formato attuale che è largamente diffuso anche su YouTube. Però tu potresti perderti di fatto la possibilità che i tuoi video vengano compressi meglio ottenendo una qualità finale d'immagine migliore. Resta fino alla fine di questo video perché ti spiego un piccolo trucchetto, semplice e gratuito come piace a noi, per migliorare fin da subito la qualità dei tuoi video. Però prima beccati un po' di teoria. Ok, ma andiamo con ordine. Che cosa sono i codec e a cosa servono? Un codec non è nient'altro che un software o un dispositivo hardware che si occupa della codifica e o della decodifica digitale informatica di un segnale. Tipicamente questo segnale può essere sia audio che video. I codec effettuano una compressione dati o la decompressione in fase di lettura in modo da poter ridurre lo spazio di memorizzazione, cosa che piace a tutti, a vantaggio di una portabilità o di una trasmissibilità del flusso codificato su un canale di comunicazione. Mi sa che ho detto. Vabbè, andiamo avanti. Due codec utilizzati da YouTube sono AVC1 e VP9. VP9 è lo standard di compressione video, infatti è aperto e libero da royalty ed è sviluppato proprio da Google. Rispetto ad AVC, un file compresso in VP9 conserva sensibilmente la dualità di informazioni catturate dal flusso video originale, quindi si avranno immagini migliori. Quindi il codec VP9 offre una migliore compressione che tradotto significa una maggiore qualità del video. Ok, ma come si può ottenere il codec VP9 su YouTube? Credo sia abbastanza importante per quello che ti ho detto che è fondamentale ottenere questo codec, però per ottenerlo semplicemente devi caricare un video che abbia una risoluzione di almeno 2K o, ovviamente sarebbe la scelta migliore, 4K. Se carichi un video in 1080 otterrai il codec AVC1. Ma il 4K è sempre la soluzione migliore? Allora, questa è una bellissima domanda, bravo. Il formato 4K genera un file molto più pesante in termini di giga. Devi quindi avere 1. Una fotocamera abbastanza attuale che possa registrare in 4K meglio senza crop, quindi senza ritagliare l'immagine. 2. Un computer abbastanza performante per gestire file pesanti generati dal video in 4K. E 3. Un bel po' di hard disk esterni, meglio se a stato solido, quindi SSD, per fare i backup dei tuoi video. Orientativamente, e solo orientativamente perché dipende da fattori quali il frame rate, il codec, eccetera, eccetera, un video in 4K può arrivare a pesare anche 500 mega al minuto, mentre un video in 1080 arriva a circa 150 mega al minuto. E come puoi vedere c'è una bella differenza. In conclusione quindi, caricare video in 4K ti offre la possibilità di ottenere una maggiore qualità video in cambio però dell'acquisto di costose attrezzature. Ok, se quello che ti ho raccontato finora non ti ha spaventato e sei arrivato fino a questa parte del video, adesso ti racconto come puoi ottenere in modo semplice, veloce e gratuito il codec VP9 anche se registri video in 1080. Quello che sto per raccontarti adesso vale per qualsiasi software tu stia utilizzando, ok? Quindi il primo passo è registrare un video in 1080 così come hai sempre fatto, ok? Importa il tuo video dentro la timeline nel tuo software così come hai sempre fatto, fai l'editing, tutto quello che devi fare, quando stai per esportarlo, anziché esportarlo in 1080, esportalo in 4K. Ok, otterrai sicuramente un file più pesante. Ma questo software, qualunque software tu stia utilizzando, farà l'upscale del file, quindi lo trasformerà da 1080 in 4K. Ovviamente non sarà un vero 4K, nel senso non avrà tutta quella definizione dei 4K, ma effettivamente è un file in 4K. L'ultimo passaggio che devi fare è quello di caricare il video su YouTube che ti assegnerà in automatico il codec VP9. Se qualche passaggio di questo video non è stato chiaro, se hai domande, dubbi, curiosità, come al solito commenta questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Ok? Ci vediamo settimana prossima. Grazie!